viva la Resistenza. Il 25 aprile, viva la Repubblica. Mattarella è molto vicino a Napoli, è molto vicino alla Campania, la sua presenza continua nelle nostre città per noi è molto importante, ci dà sostegno e testimonia anche l'interesse nazionale nei confronti di Napoli e dell'area metropolitana di Napoli. Oggi dobbiamo difendere i diritti e i diritti sono lavoro, sono salute, sono un ambiente sano. Quindi si sta facendo un percorso, si è fatto tanto rispetto ad anni scellerati in cui l'ambiente è stato massacrato, dobbiamo tenere la guardia molto alta perché dobbiamo tutelare la salute dei cittadini. Stiamo vivendo un momento molto difficile in Europa per la guerra in Ucraina e per le tante sofferenze che il popolo ucraino sta vivendo, ma stiamo avendo un momento difficile anche nel nostro paese. Non dobbiamo dimenticare i tanti che sono in difficoltà e che soffrono per la crisi economica che ancora c'è, per le difficoltà quotidiane legate alla perdita del potere d'acquisto dei salari. Quindi io l'ho ribadito anche nel mio intervento, la nuova resistenza è difendere la coesione sociale in Italia e in Europa e questo è lo sforzo che dobbiamo mettere al centro del nostro impegno insieme a una politica che porti avanti nel legittimo sostegno al popolo ucraino anche una prospettiva di pace duratura. I numeri crescono sempre, Napoli oramai abbiamo superato i 20.000 profughi, c'è un grande sforzo che noi stanno facendo le associazioni, le famiglie, chiaramente il tempo che passa e i bisogni che queste famiglie, queste persone, questi bambini hanno ovviamente gravano sulla nostra organizzazione, quindi io mi auguro che anche continuando questa guerra per tempi lunghi che noi riusciremo ad avere il sostegno giusto dall'Europa per fare in modo che queste persone possano avere la giusta assistenza. Io devo ringraziare tutti i volontari, tutta la struttura, il nostro assessore Trapanese e tutti che hanno lavorato al massimo. È stato un grande sforzo basato essenzialmente sul volontariato. È chiaro che anche la mia esperienza mi dice del passato mi dice che il volontariato dura un periodo, quando poi le cose si prolungano nel tempo ci vuole l'organizzazione dello Stato. Quindi noi adesso dobbiamo passare dal volontariato a un sistema organizzato, questo l'ho ripetuto dal primo giorno, si sta lavorando anche a livello centrale, bisogna fare ancora dei passi per andare avanti.